Sono Francesca Saratoic, fondatrice assieme ad Andrea Santini di Ubic Teatro, un'associazione nata nel 2007 a Venezia, dove all'epoca io lavoravo per l'Istituto della Commedia dell'Arte Internazionale del maestro Gianni De Luigi, e con una compagnia di attori e per lo più portavamo spettacoli basati sulla tradizione di Ruzzante, di Goldoni, ma rivisitati in una chiave contemporanea. Sono Andrea Santini e collaboro con Ubic fin dall'inizio, dal 2007. Il mio ruolo nel gruppo di lavoro è sempre stato seguire la parte tecnica e nel tempo questa parte tecnica è diventata un elemento fondamentale del nostro lavoro creativo e quindi è andata a integrarsi proprio nella costruzione dei lavori. Ubic, che è gestita e tenuta per lo più adesso solamente da me e da Andrea, si sta focalizzando di più sull'ambito dell'arte contemporanea e sull'ambito appunto installativo. E questo è avvenuto, diciamo, piuttosto naturalmente, perché ci siamo accorti che sì, non era nostro interesse lavorare su degli spettacoli chiusi da poi vendere in giro. Ma ci interessava di più modificare soprattutto quello che per noi è il concetto di tempo e di fruizione dell'opera. Quindi abbiamo capito, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, che potevamo mettere i nostri esperimenti con il corpo, con la voce, eccetera, non solo in performance teatrali, ma dentro delle opere d'arte. Abbiamo affrontato vari tipi di intervento, quindi c'è una varietà di lavori e per molti diventa difficile classificarci o capire cosa facciamo. Anche a noi spesso risulta difficile spiegare cosa facciamo esattamente. Ci sono vari esempi, mi viene in mente l'ultimo, In vitro. Abbiamo deciso di lavorare sul concetto della genetica. Il lavoro è una serie di provette dentro le quali in retroproiezione olografica ci sono dei corpi miniaturizzati che si muovono, si compongono, si decompongono, vengono ritrasformati in vegetali e ritrasformati in umani a partire dalle stesse cellule, cioè elementi luminosi, sono proiezioni. Come attrice è interessante cambiare la dimensione anche del mio corpo e della mia voce, non solo a servizio di un palcoscenico, ma i miei studi teatrali possono essere inseriti dentro un concetto di opera d'arte, quindi una modificazione anche del concetto di attore che secondo me oggidì andrebbe anche fatta. Ci sono una serie di riferimenti più o meno espliciti nel lavoro. In parte c'è il riferimento a quello che è stato da secoli la volontà di creare la vita artificiale, che ricorre nella filosofia, nella letteratura, al pensiero alchemico. È un filone, che ha tutta una sua storia. Questo per analizzare appunto il concetto di genetica e di come sta modificando, cioè di come questa scienza riesce a modificare addirittura l'entità dell'uomo, la sua qualità. Fin da subito cominciamo a lavorare degli spettacoli che avevano come centralità il suono, sia da un mio punto di vista, poiché come attrice preferisco lavorare più su un concetto di musica e di suono e di nota dentro la parola piuttosto che la scelta di un testo prettamente teatrale. Dal mio punto di vista più tecnico, viene dalla composizione, dall'uso della tecnologia nel produrre, nel comporre e eseguire musica. Unendo queste due dimensioni, siamo arrivati a creare una serie di lavori. Il primo spettacolo fatto da Ubic, che all'epoca lavorava anche con attori come Ilaria Pascoletto e Giacomo Trevisan, con appunto i quali facemmo il primo spettacolo chiamato Venusia. E Venusia fu una performance della durata di circa mezz'ora, che aveva come soggetto Venezia, i suoni di Venezia, la storia di Venezia e tutte le suggestioni che la città in quel momento ci stava dando. Il concetto di Venusia è quello di un concerto teatralizzato o di teatro musicale con una forte componente tecnologica, nel senso che abbiamo raccolto una serie di suoni della città, studiato la sonorità del paesaggio e l'abbiamo rievocata da un lato utilizzando registrazioni fatte sul campo, dall'altro reinterpretando i suoni della città
con la voce, con gli oggetti, con gli strumenti, per creare proprio una storia basata sul suono della città. Su questo si innesta poi un altro elemento fondamentale e ricorrente poi nel nostro lavoro, che è quello del corpo usato come strumento per controllare l'elettronica e le macchine. Quindi provammo a mettere in piedi questo spettacolo, ottenemmo dei finanziamenti dalla Regione Veneto con il quale fu possibile andare poi quasi subito a portarlo non solo a Venezia, dove abbiamo avuto occasione di farlo un paio di volte, ma anche all'estero. Qual è la particolarità di questo lavoro, che poi ritroveremo nel percorso che facciamo? Era la volontà di lavorare con il suono nello spazio, e quindi c'è tutta una dimensione di spazializzazione del suono nel pezzo. Questo viene in parte dalla mia ricerca personale sul lavoro di Luigi Nono, compositore veneziano, sulle sue composizioni, alcune delle quali sono basate appunto sui suoni veneziani. A voi che il mio suono percuote, l'acqua mia, vita eterna, affogata senza sosta, divento epilessia. Essere gorgo, essere sogno. Il lavoro immediatamente successivo, che ci ha tenuti occupati dal 2011 all'anno scorso, fino adesso in realtà, è Oscilla. È un lavoro installativo, quindi usciamo già radicalmente dall'idea di teatro, nel senso di un palcoscenico teatrale. Vuole esplorare proprio la dimensione più semplice possibile. C'è una tastiera musicale che ha un chiaro riferimento visivo alle note che si suonano, e l'interfaccia ha una caratteristica, cioè la scalabilità nello spazio, la ridimensionabilità dello strumento. È una cosa a cui tengo molto, nel senso che fa parte proprio dell'idea originale del progetto, che voleva esplorare anche diversi tipi di interazione del pubblico con la stessa interfaccia portata però in luoghi e spazi diversi con dimensioni diverse. Ci sono una serie di oggetti che il pubblico può spostare su una superficie. Ogni oggetto controlla un suono, cambiandone quindi la nota e il volume, e combinando le posizioni e spostando questi oggetti si creano degli accordi fondamentalmente. La prima commissione di Oscilla è stata nel 2011 per una chiesa a Milano, in contesto di Kernel Festival, e lì gli oggetti che si muovevano erano candele sull'altare di questa chiesa. Nei 4 anni in cui abbiamo sviluppato questo progetto si sono susseguite diverse versioni, appunto a pavimento, su superfici diverse, in retroproiezione su contenitori fatti apposta che diventavano uno strumento musicale. E abbiamo avuto la fortuna di visitare diversi paesi e diversi festival con questo progetto. Credo che questo legame con la musica, questo coinvolgimento del pubblico con l'interattività, pur nella semplicità del progetto, abbia avuto dei buoni riscontri. E quindi siamo stati in Giappone, siamo stati a Londra, siamo stati in Francia, siamo stati a Berlino. Insomma, è uno dei progetti che ci ha dato più respiro internazionale. Oscilla is an interactive audiovisual environment that explores the oscillatory roots of sound and its visualization. Using optical tracking, the position and movement of objects or people in space control the volume and the frequency of a variable number of sine wave oscillators. A visual representation of the resulting combination of sounds is plotted on a second screen. These patterns, known as Lissajous curves, depend on the ratios between each frequency generated and their relative volumes. Different projection modes and a scalable interface allow for a variety of interactions and site-specific solutions, including group interaction of participants or performers within a given space. L'attore che lavora per Ubik, che sia io o possono essere anche altri, è sempre in contatto con la tecnologia, sia essa
un guanto con il quale l'attore sposta la propria voce, una retroproiezione, una proiezione che viene mossa dall'attore, ma è come se avesse un doppio, l'attore avesse un doppio che è la tecnologia con il quale giocare, con il quale interagire e con il quale amplificare quello che è il proprio corpo e la propria voce. E penso che questa sia una caratteristica, sì, piuttosto pregnante. Tornando alle caratteristiche principali del nostro lavoro, c'è questo forte elemento musicale, la relazione con lo spazio, la relazione con il movimento, che sia di un performer o che sia del pubblico, ma quindi l'importanza del gesto nell'interazione. E ci sono poi altri filoni ricorrenti. Uno di quelli in cui crediamo di più è questo ricorso alla dimensione onirica o oniroide, non come fuga dalla realtà, non come fuga dal presente, ma come tentativo di creare una situazione che porti lo spettatore fuori dalle sue normali metodologie di pensiero, dalle sue consuetudini, tanto che abbiamo coniato anche una specie di motto che perseguiamo, che è l'applicazione delle risorse tecniche al mondo dei sogni. Un esempio di un lavoro che unisce questo portare il pubblico in una dimensione oniroide, onirica, con la dimensione musicale è Quadrofonia. È un progetto installativo che nasce a seguito di una performance, ossia c'era stata commissionata una performance dantesca. Abbiamo deciso di utilizzare una serie di tecniche che permettevano alla performer di recitare pezzi di canto che venivano catturati dal computer, memorizzati, riprocessati dal vivo e trasformati in uno scenario sonoro che veniva diffuso da una serie di altoparlanti distribuiti nello spazio. È una serie di quadri sonori che hanno dentro la mia voce, che interpreta il testo dantesco, ma viene mano a mano manipolata da Andrea fino quasi a trasformarla in musica. Quindi lo spettatore, quando entra nell'installazione, può riconoscere a tratti dei pezzi della Divina Commedia come immergersi completamente nel suono. Perché sognante? Dicevo prima che c'è questo legame col sogno, perché uno degli obiettivi di questo progetto è portare lo spettatore in una sorta di limbo, una zona di confine dove non c'è più una percezione chiara del significato della parola, rimangono dei frammenti, degli echi, ma si valorizza forse ancor più il senso poetico, nel senso che è proprio la mente, l'immaginazione dell'ascoltatore a ricostruirsi dei significati. Discesi dal cerchio primario, io un giorno nel secondo mi fossi, che nello acocinghia, e tanto più largo. Un altro aspetto che ricorre nei nostri lavori è l'utilizzo dell'iconografia, dell'immagine. Lavoriamo spesso con quest'idea di creare delle scenografie virtuali a partire da un'iconografia a tema. È un nostro modo operativo proprio di creare lo scenario visivo a partire da materiale iconografico. Questo è interessante perché permette di dare una prospettiva storica ai lavori anche letti in chiave contemporanea, anche dal punto di vista visivo, e quindi crea un bilanciamento tra quello che può essere un testo antico come Dante relazionato alla tecnologia e la parte visiva che è esteticamente magari moderna, però ha sempre questa forza della storia incorporata. Questo lo troviamo soprattutto nei lavori fatti a tema dantesco, quindi Beatrice all'Inferno, la performance in cui il suono viene spazializzato, catturato e manipolato. In quel caso avevamo iniziato a usare le proiezioni in maniera creativa come fonte di illuminazione sui costumi per dare delle ombre, delle dinamiche particolari solo ai costumi, quindi circoscritte al corpo, mentre le fondale erano una serie di proiezioni e retroproiezioni che andavano a creare tutto uno scenario legato al verso narrato. C'è stata commissionata per l'apertura della riapertura del teatrino Groggia. Abbiamo cercato di portare anche lì, c'era stato chiesto uno spettacolo teatrale, ma l'abbiamo trasformata appunto in una performance dove l'inferno veniva trasformato in musica, suoni. Io leggevo, c'era un'altra performer molto brava che interpretava Beatrice all'inferno, e quindi abbiamo cominciato a lavorare su questa nuova via dantesca, molto, molto infernale e molto contemporanea. Già erano desti e l'ora si pressava
e il cido le solea essere addotto, e nel suo sogno ciascun dubitava, e io sentì chiamar l'uscio di sotto al rintorre. Oddio, guardai nel viso a miei cuori senza far motto, e non piangevo. Un altro elemento guida del nostro lavoro in tutti questi anni è stato il testo La Divina Commedia e i testi di Dante Alighieri. Fin da subito, come UBIC, abbiamo sentito l'esigenza di non portare la semplice lettura dantesca, ma provare a manipolare un po' questo grande ed eccelso testo, cioè di tirarne fuori, di toglierlo, magari di svecchiarlo un po' da quello che è il suo concetto e di accompagnarlo con quello che è poi Dante. Dante è immagine e corpo, assolutamente. Per noi è stato molto interessante in realtà ricevere delle commissioni sul testo dantesco, perché ci ha permesso di sviluppare diverse tipologie di spettacolo. Nel lavoro Presi per incantamento, sempre a tema dantesco, ma in questo caso c'è un dialogo tra la lettura Dantis di Francesca e la danza interattiva, in cui la danza, diciamo, accompagna e enfatizza i passi letti, recitati dall'attrice. Guido, io vorrei che tu e l'apo ed io fossimo presi per incantamento. Quindi ecco, Dante si presta a molte possibilità per noi, l'ultima delle quali è stata Della Me, questo spettacolo che abbiamo fatto quest'estate con un regista di Boston che è venuto apposta così ad aiutarci a montare lo spettacolo. L'esperimento con lui è stato estremamente interessante perché lui è insegnante ad Harvard, poeta, fissato con la poesia proprio, quindi lavorare con lui ci ha permesso di tenere il testo dantesco nella sua integrità, senza quindi andare a trasformarlo con interventi drammaturgici contemporanei, ma appunto al contempo lavorando con un'immagine estremamente moderna. E quindi abbiamo lavorato come se fossimo dissezionati, da un lato tenendo l'antico testo e dall'altro riempiendo tutto lo spazio scenico di immagini e di voci altamente manipolate dalla tecnologia. È stato un esperimento riuscito e che ha chiuso, diciamo, un ciclo di ricerca sul testo dantesco. Quelli sono tra l'anime più nere. Diversa colpa giù li aggrava al fondo. Lui, furente di dolore e di sdegno, si fracassò la testa contro il muro della cella. Il mio aspetto stesso, ambo le mani, parlo dolor mi morsi. Ed ei, pensando che il fessi, per voglia di manicare, di subito le morsi. È un esperimento teatrale che poi ci ha sempre più convinto a volgere verso l'ambito contemporaneo di gallerie è stato Infiniti Mondi. Infiniti Mondi era partito come appunto progetto teatrale in cui una serie di attori, danzatori e performer sono stati coinvolti a ragionare sul tema del sacro. Questo era avvenuto perché sia me che Andrea aveva molto incuriosito la figura di Giordano Bruno e del suo modo di muoversi in un'epoca estremamente difficile per quanto riguardava la libertà di pensiero. Quindi il tema ci sembrava interessante e abbiamo cercato di svilupparlo con l'idea di farne uno spettacolo. Quindi io avevo chiesto agli artisti interessati di scegliere loro stessi una figura di un filosofo, la figura di un santo, la figura di un pensatore dell'epoca, o anche non dell'epoca, però insomma, diciamo in quel momento dove la religione occidentale era così forte, la religione cristiana, di ragionarci su e di portarci un elemento performativo da aggiungere allo spettacolo. Ciò è avvenuto dentro un teatro dove ci siamo chiusi per circa un mese, un teatro a Vicenza dove avevamo ottenuto una residenza,
e però non ha, questo non ha avuto una completezza, come al solito accade per Ubik, una completezza in uno spettacolo teatrale, ma è stato trasformato in un'installazione. I mondi prima di noi già c'era. Niente ricorda chi fu, niente ricorda chi verrà poi. Rimane quindi la centralità del corpo nella danza interattiva, nelle proiezioni mappate sul corpo, sulla pelle, sui costumi, e c'è sempre un rapporto, per me fondamentale, un rapporto che studio sempre più a fondo tra l'uso della tecnologia, la tecnologia e la dimensione naturale, chiamiamola così, dell'uomo. Installazione interattiva molto semplice, si chiama Selfie perché mette a confronto lo spettatore con se stesso e con la traccia che lascia. Ecco, trovo che rispetto a tantissimo lavoro multimediale, tecnologico di questi tempi, le nostre cose siano spesso molto semplici, lavorano a un livello abbastanza basilare e trovo che in questo ci sia una forza che a me interessa molto. Voglio dire, la tecnologia potrebbe portare a fare cose molto complicate, molto elaborate, anche a livello grafico. A noi spesso piace giocare sulla semplicità della relazione. Questo è particolarmente importante nel contesto delle installazioni interattive, soprattutto, dove per me è fondamentale che il visitatore possa capire il suo intervento senza troppi processi mentali. E questo trovo sia un modo per rendere più naturale il rapporto con la tecnologia. Ma è sempre diverso mettere in gioco lo spettatore rispetto al performer. Questo è un lavoro che facciamo volentieri e spesso. Credo, in realtà siamo piuttosto soddisfatti della linea che stanno prendendo le cose. Abbiamo avuto modo di viaggiare molto, cosa per noi molto importante, di rapportarci a culture, paesi, realtà diverse, e vogliamo continuare a fare quello. Credo il nostro rapporto lavorativo e creativo stia arrivando a un grado di maturazione per cui questo abbandonare il teatro o trasformarlo in altro si sta trasformando in una cosa forte per noi, una cosa in cui crediamo, e quindi la traiettoria è quella di lavorare su progetti per lo più installativi, uscendo anche dai luoghi classici, quindi ci piacerebbe molto lavorare di più in contesti urbani, anche interni, esterni, quindi con interventi sullo spazio, portare lo spettatore, il visitatore fuori dalle sue abitudini, fuori dal suo schema delle cose, e portarlo anche fisicamente proprio in un altro luogo. Diciamo, l'installazione, pur essendo ormai forse obsoleta per noi, rappresenta un modo interessante per fare questo.